I NAS stanno facendo controlli a tappeto e scoprono di tutto, a vantaggio del consumatore. Appena si è saputo che già nel 1950 il latte era contaminato da radiazioni, il supermercato sotto casa mia ha subito tolto dagli scaffali il cartone di latte del 1950. Nella foto vediamo due carabinieri dei NAS che controllano alcune ballerine di Domenica Inn. Medio Oriente, 8 anni fa Israele firmava un accordo di pace con la Palestina e da allora, come per questo show, nessun progresso. È una tristezza. Il Papa ha nominato 44 nuovi cardinali, che poi hanno festeggiato nel solito modo, una birretta al Planet Hollywood. Il giorno dopo il Papa ha esaltato Internet, ha detto Internet è utile alla fede. È vero, specie i siti con Manuela Arcuri. Allarme dell'ONU, la temperatura della Terra aumenterà di 6 gradi nel corso di questo secolo, con effetti disastrosi. Nella foto vediamo Silvio Berlusconi preoccupato delle sorti del pianeta. Andiamo quindi allo sport, a Parigi il Grand Prix d'Amérique è stato vinto da Varenne, un cavallo italiano. Sorprendente per un torneo di golf, direi. No, in realtà, come sapete, è una classicissima dell'ippica. Una volta mi piaceva scommettere sui cavalli, ma ero negato. I cavalli su cui scommettevano su altri cavalli. Non poteva funzionarmi. Celebrato in grande stile in tutta Italia il centenario della morte di Verdi. A Milano, nella Basilica di San Marco, Riccardo Muti ha diretto il Requiem. All'inizio ha chiesto al pubblico di non applaudire. Non applaudite, ha detto. Immaginate che sia un brano di Gino Paoli, ok? Tensione all'ingresso della Basilica quando il sindaco Albertini e Martina Colombari sono arrivati indossando la stessa gonna. Il pubblico poi è stato fatto accomodare in sala dalla nuova maschera Paolo Pillitteri. E per finire una notizia curiosa, in Piemonte, un fatto vero, in Piemonte un uomo è rimasto 48 ore con la mano incastrata in una macchina distributrice di profilattici. 48 ore con la mano incastrata lì dentro. La moglie si è molto scocciata, ma la macchina ha avuto 3 orgasmi. Hey!